lo scudo protettivo del nostro pianeta decade e alla fine fallisce. Lo stesso vale per i nostri satelliti. Prima i satelliti di comunicazione nelle orbite più alte cessano di funzionare. Successivamente gli astronauti nell'orbita terrestre bassa non possono più contattare il loro centro di controllo missione. E infine, pericolosi e implacabili raggi cosmici iniziano a bombardare tutto sulla Terra, causando devastazione e distruzione. Queste sono le terrificanti conseguenze del rovesciamento del campo magnetico del pianeta che dovremo affrontare. Proprio ora, mentre stai guardando questo video, il polo magnetico nord della Terra è estremamente fuori fase. È talmente serio che gli scienziati dovranno aggiornare il modello globale del campo magnetico rilasciato soltanto 4 anni fa. Tutto questo significa che il polo magnetico del nostro pianeta si invertirà presto. Sii paziente, lo scopriremo un po' più tardi. Vedi, il polo magnetico si sta spostando in modo piuttosto erratico dall'Artico canadese verso la Siberia. E questi movimenti sono molto imprevedibili. Ma è normale che il polo si stia muovendo. Ci sono registrazioni a lungo termine da Londra e Parigi che dimostrano che il polo magnetico nord si muove casualmente intorno al polo nord rotazionale nel corso di diverse centinaia di anni. Ma la cosa più sorprendente del suo movimento è che si sta accelerando. Intorno alla metà degli anni 90, il polo magnetico si è accelerato inaspettatamente da poco più di 9 a 34 miglia all'anno. E recentemente il polo ha attraversato la linea internazionale del cambio di data, spostandosi verso l'emisfero orientale. L'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato satelliti ad altissima precisione per il campo magnetico nel 2013. Grazie ad essi i ricercatori dispongono di dati eccellenti che possono utilizzare non solo per creare mappe del campo magnetico, ma anche per aggiornarle ogni 6-12 mesi. Ecco come sono stati in grado di notare che il campo centrale si stava indebolendo. Potrebbe essere un segno che il campo magnetico del pianeta stia per invertirsi. Per capire meglio questo processo, dobbiamo capire meglio come funziona il campo centrale. Immaginiamo di avere un magnete a barra che attraversa il centro del nostro pianeta e ha un polo nord e un polo sud. Questo magnete è incredibilmente forte, rappresenta circa il 75% dell'intensità del campo magnetico del nostro pianeta in superficie. Il nostro magnete a barra non solo si sta muovendo, ma sta anche indebolendosi di circa il 7% ogni secolo. Bisogna ammettere, questa barra non è la rappresentazione perfetta del campo centrale, è più come le correnti elettriche che generano il campo magnetico terrestre. Tuttavia, questo modello rende più facile vedere cosa sta succedendo al nostro pianeta ora. Il campo magnetico del nostro pianeta svolge un ruolo importante nel proteggerci da radiazioni pericolose e attività geomagnetiche, che sono il prodotto dell'interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Anche il campo magnetico della Terra si muove. Gli scienziati studiano e tracciano il movimento dei poli magnetici da centinaia di anni. I movimenti storici di questi poli indicano cambiamenti nella geometria globale del campo magnetico del nostro pianeta e potrebbero indicare anche l'inizio del rovesciamento del campo stesso. Questo fenomeno viene chiamato ribaltamento tra i poli magnetici nord e sud. Vedi, se il polo magnetico nord si muove un po', non è un grosso problema, ma un'inversione completa potrebbe avere un impatto significativo sul clima del nostro pianeta, così come sulla tecnologia moderna. Fortunatamente tali ribaltamenti non avvengono da un giorno all'altro, l'intero processo si svolge in migliaia di anni. Inoltre, anche se il polo magnetico si indebolisce durante un'inversione dei poli, esso non scompare completamente. Quindi quegli eventi spaventosi all'inizio del video probabilmente non accadranno. La magnetosfera continuerà a proteggere il pianeta dai raggi cosmici e dalle particelle solari cariche, anche se potrebbero esserci una certa quantità di radiazioni di particelle che raggiungeranno la superficie terrestre. I campi magnetici sono generati da cariche elettriche in movimento. Se un materiale permette a queste cariche di muoversi facilmente al suo interno, viene chiamato conduttore. Il metallo è un ottimo conduttore e spesso lo usiamo per trasferire correnti elettriche da un posto all'altro. In questo caso la corrente elettrica è composta di cariche negative chiamate elettroni in movimento attraverso il metallo. La corrente è ciò che genera un campo magnetico. La Terra ha un nucleo di ferro liquido, in altre parole, ci sono strati e strati di materiale conduttore all'interno del nostro pianeta. Correnti di cariche si muovono costantemente in tutto il nucleo e vi circola anche il metallo liquido in movimento, generando il campo magnetico. Questo campo magnetico, a sua volta, produce qualcosa che assomiglia a una bolla attorno al pianeta. È chiamato magnetosfera ed è situato sopra la parte più alta dell'atmosfera. Questo strato protegge e devia le radiazioni cosmiche ad alta energia, che altrimenti sarebbero estremamente pericolose per le persone e altre forme di vita sulla Terra. La magnetosfera interagisce anche con la ionosfera, lo strato dell'atmosfera del nostro pianeta che contiene molti ioni ed elettroni liberi e che è in grado di riflettere le onde radio. L'interazione tra questi due strati e il vento solare magnetizzato è quello che gli scienziati chiamano meteo spaziale.
Il vento solare è normalmente lieve e non c'è alcun meteo spaziale. Ma a volte il Sole inizia a emanare gigantesche nuvole di gas magnetizzato che possono accelerare a velocità incredibili. Sono chiamate espulsioni di massa coronale. Vengono espulse dal Sole nel corso di diverse ore. Le espulsioni di massa coronale di solito sembrano gigantesche corde ritorte e possono verificarsi spontaneamente. La loro frequenza varia secondo il ciclo solare lungo 11 anni. Ad esempio, in un minimo solare si può osservare un'espulsione al giorno e quando il Sole è nella sua fase più attiva potrebbero esserci 3 espulsioni di massa coronale al giorno. Le espulsioni di massa coronale interrompono il flusso calmo del vento solare e causano gravi disturbi che possono danneggiare cose sia nello spazio che vicino alla Terra, come i satelliti, sia sulla superficie del pianeta. Se le espulsioni di massa coronale raggiungono la Terra, la loro interazione con la magnetosfera genera tempeste geomagnetiche. Queste possono innescare aurore che avvengono quando un flusso di particelle energizzate colpisce l'atmosfera e si illumina. E poi ci sono anche le eruzioni solari, si sviluppano più rapidamente e con molta più energia delle espulsioni di massa coronale. Le eruzioni solari si verificano spesso subito dopo le espulsioni di massa coronale. Le eruzioni vulcaniche, più potenti, impallidiscono in confronto alle eruzioni solari, che rilasciano 10 milioni di volte più energia. In pochi minuti un'esplosione solare può emettere miliardi di tonnellate di particelle cariche. Le eruzioni solari sono anche incredibilmente calde, con temperature che raggiungono diversi milioni di gradi Fahrenheit. Gli astronomi ritengono che tali esplosioni di radiazioni solari avvengano quando il campo magnetico del Sole si torce in alcune regioni. In un attimo tutta l'energia accumulata viene rilasciata. La stella emette luce e particelle, principalmente elettroni e protoni. La maggior parte delle eruzioni solari dura per minuti, ma alcune continuano per ore. Una potente tempesta solare può potenzialmente causare un devastante blackout globale sulla Terra. Se non fosse per la magnetosfera terrestre, gli effetti dell'attività solare sarebbero molto più devastanti. Fortunatamente la magnetosfera devia la maggior parte del materiale solare che si dirige verso il nostro pianeta dalla nostra stella, a una velocità di oltre 1,6 milioni di chilometri all'ora. Ma anche così, durante gli eventi meteorologici spaziali, c'è molta radiazione pericolosa vicino alla Terra. Può potenzialmente danneggiare gli astronauti e le navicelle spaziali. Inoltre, il tempo spaziale può danneggiare i grandi sistemi conduttori, ad esempio tubature e reti elettriche, sovraccaricando le correnti che scorrono al loro interno. Gli scienziati mappano e tracciano regolarmente l'orientamento e la forma complessiva del campo magnetico del nostro pianeta. Per farlo utilizzano misurazioni locali dell'orientamento e della grandezza del campo. Ecco perché sono stati in grado di concludere che la posizione del polo magnetico nord si è spostata di quasi 600 miglia da quando sono state prese le prime misurazioni nel 1831. Il campo magnetico del nostro pianeta si inverte su una scala temporale che varia tra 100.000 e 1 milione di anni. Si può capire quanto spesso ciò accada guardando le rocce vulcaniche sul fondo oceanico. Queste catturano l'orientamento e la forza del campo magnetico della Terra al momento della loro creazione. Quindi datare queste rocce ci fornisce un buon quadro di come il campo magnetico del nostro pianeta si sia evoluto nel tempo. Da un punto di vista geologico, le inversioni del campo avvengono abbastanza rapidamente, ma sono estremamente lente da una prospettiva umana. Un'inversione completa richiede normalmente un paio di migliaia di anni. Ma durante questo tempo, l'orientamento della magnetosfera può spostarsi, esponendo più parte della Terra alla radiazione cosmica. Tali eventi tendono a cambiare la concentrazione di ozono nell'atmosfera. In ogni caso, gli scienziati non possono dire con certezza quando avverrà il prossimo rovesciamento del campo, ma continuano a mappare e a tracciare il movimento del nord magnetico del nostro pianeta. A proposito, la Terra non è l'unico pianeta con un campo magnetico. I giganti gassosi come Giove hanno anche uno strato di idrogeno metallico conduttivo che genera i loro campi magnetici. Il campo magnetico interno di Giove impedisce al vento solare di interagire direttamente con l'atmosfera del pianeta.